Eccoci qua, amiche e amici appassionati di calcio, direttamente dalla Rambla con Plata. Eccoci qua, prepartita Lazio-Inter, poi ultime news di mercato, vi dico velocissimo. Ragazzi, domani sera con la Lazio, per l'Inter sarà il primo crash test, l'abbiamo detto nell'ultima live. Pericolo numero uno, Milinkovic-Savic, ragazzi, io lo dico subito, 5 gol all'Inter, questo è un dato statistico, però mi preoccupa molto giocatore della Lazio, proprio perché a centrocampo noi non abbiamo ancora un giocatore fisico che nelle palle di testa possa marcarlo. Sento dire Gagliardini, abbiamo perso Vecino, ragazzi, Milinkovic-Savic è un giocatore da tenere d'occhio e come lui anche Felipe Anderson. Ma facciamo un attimo di tattica della partita, dovremmo giocare sempre col 3-5-2 con la luna davanti, probabilmente Gosens dal primo minuto sulla sinistra, poi la formazione è sempre quella tipo. Le parole di Inzaghi su Skriniar: sta ritrovando la sua condizione, ha molta fiducia perché lo slovacco ritorni, no? Anche dal punto di vista fisico, ad avere la condizione ottimale dopo che da quello mentale pare in netto recupero, dopo che è stato tolto dal mercato. La Lazio giocherà col solito 4-3-3, credo che ancora una volta Luis Alberto rimarrà in panchina e questo secondo me è una cosa molto importante per l'Inter. Però attenzione, attenzione a Felipe Anderson e a Milinkovic-Savic. Vedete quanta gente che c'è qua sulla Rambla. Quindi una partita che secondo me per l'Inter potrà dire tanto, perché oltre al risultato conterà anche la prestazione. Conterà andare a Roma, cercare di portare a casa i 3 punti, cercare soprattutto di convincere dal punto di vista del gioco contro una squadra che non ti lascia il palleggio, una squadra che a sua volta palleggia. Abbiamo visto come Sarri alla Lazio abbia faticato un po' all'inizio, poi comunque abbia trovato la quadra e soprattutto anche sulle corsie naturali ci saranno i duelli Marusic-Dumfries, molto molto fisico, un duello sicuramente importante. Dall'altra parte Lazzari se la vedrà con Gosens e Gosens dal punto di vista fisico della struttura dovrà farsi valere con un giocatore molto veloce ma sicuramente poco esile e poco strutturato. Stiamo a vedere, ragazzi, i punti deboli della Lazio secondo me sono la coppia centrale Patrick e Romagnoli, che per la Lura dovrebbe essere un vantaggio, visto che anche lo stesso Lukaku sta per tornare in forma, sta tornando in forma pian piano. Pronostico non lo faccio, mi aspetto comunque che l'Inter faccia almeno 2 gol. Vediamo, ragazzi, incrociamo le dita, ripeto, vincere a Roma sarebbe veramente un'iniezione di fiducia sia per il nostro gruppo che poi un messaggio, un SMS mandato agli avversari, a tutti gli avversari del campionato. Notizie di mercato, avete visto, Milik sarà il vice Vlahovic, il Marsiglia lo smolla per un prestito per 1 milione di euro, un prestito oneroso, riscatto fissato a 7. Secondo me è un giocatore che sposta poco gli equilibri, ma come riserva in una big ci può stare. Dopo l'exploit, i primi tempi al Napoli, poi non ha più fatto praticamente nulla il giocatore polacco, che anche in nazionale è la riserva di Lewandowski e di altri profili più giovani di lui. E poi attenzione sempre al Chelsea su Leao, 120 milioni, Leao una clausola di 150, francamente io credo che non partirà, che anche per il Milan il mercato in uscita sia pressoché chiuso. Stiamo comunque a vedere, ragazzi, tanto vi mando un saluto dalla Rambla, ci vediamo per il post partita, ciao ragazzi.